Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò due a due avanti a sé in ogni luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, e che io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà dato davanti. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Tutto quello che è scritto nel Vangelo di oggi si applica bene a Sant'Antonio. Il suo apostolato fu veramente il soffio dello Spirito che passò facendo del bene a tutti, facendo sentire la presenza del Signore, elargendo la grazia del Signore a tante, tante persone. Noi a tanti secoli di distanza celebriamo la festa di un grande santo, che è sempre attuale. I santi ci vengono dati dal Signore perché noi guardiamo a loro, essi narrano la gloria di Dio. Perché un santo è una meraviglia di Dio, una meraviglia dello Spirito. I santi ci vengono dati perché vediamo anche in loro un modello da imitare. I santi ci vengono dati anche perché noi ci ginocchiamo davanti a loro e domandiamo la loro intercessione, perché il santo ha un potere sul cuore di Cristo, un potere di amore. Il santo è colui che ama Dio, ama il prossimo ed è pertanto in grado di intercedere. Ecco perché i santi vanno così rispettati e la Chiesa così insiste sulla devozione ai santi. Volere fare a meno dei santi e volere fare a meno di coloro nei quali noi vediamo risplendere la gloria di Dio, fare a meno di modelli di vita che Dio ci dà, fare a meno di intercessori potenti presso il suo trono. Ecco perché dobbiamo coltivare i santi, essere devoti ai santi. Sant'Antonio, un santo grande, meraviglioso, 36 anni visse. Entrò da sacerdote nell'ordine serafico, era prima canonico a Coimbra, Portogallo, canonico Sant'Agostino. Quando vide i nostri frati partire per il Marocco, ne ebbe invidia. Ecco, questi fraticelli passano di qua e vanno in Marocco a predicare il Vangelo. Ma dopo alcuni mesi rivide quei frati, ma rivide
così le casse dei frati, perché erano state martirizzate, e allora si accese di amore per quei frati che erano andati a predicare il Vangelo e avevano pagato con il sangue la loro predicazione. Gli chiese subito di entrare nell'ordine di frate Francesco, dissimulò la sua santità e la sua dottrina, tanto che sfuggì anche la portata di questo grande santo a quell'uomo così intuitivo qual era San Francesco. Nel capitolo delle Stuoie, dove si radunarono 5.000 frati, vedete quanto aveva fatto San Francesco in pochi anni, 5.000 frati a convegno, stuoie perché non potevano dove alloggiare e dormivano all'aperto nelle stuoie. San Francesco vide Sant'Antonio, ma non si accorse della santità di Antonio. Anche gli altri non si accorsero della portata di Antonio, perché seppe ben nascondersi. E quando si divisero le squadre per andare chi in Germania, chi in Inghilterra, chi in Italia, chi in Francia, con i loro superiori, lui rimase così fuori squadra. Nessuno l'aveva preso con sé. E allora fu il superiore di Bologna, ossia dalla Cispadana, cioè dalla Valpadana, che aveva sede a Bologna, che dice: nessuno ti ha preso, vieni con me a Bologna. Poi seppe che era sacerdote, tanto meglio, così celebrare la messa in un eremo dove ci sono dei frati senza messa. E così lo mandò in un eremo e stette così tanto tempo nascosto, pregava. C'è ancora l'albero su cui saliva, su cui si era fabbricato una piccola cella dove passava tanto tempo in preghiera. Ma come si fu scoperto questo grande santo? Era un uomo di dottrina, un grande uomo, dottore della Chiesa. Ha scritto tanti e tanti libri, per questo è stato proclamato dottore. Perché a Bologna si tenne un raduno ecclesiale, erano convenuti tutti i sacerdoti del luogo, delle città circonvicine, ma venne a mancare l'oratore e l'arcivescovo si mise un po' le mani ai capelli, come facciamo adesso? E allora dice: vediamo se possiamo rimediare, se c'è qualcuno in mezzo a noi che possa fare qualche sermone di esortazione, in modo che non ce ne andiamo a mani vuote. E si presentò Antonio. Quando cominciò a parlare con quella dottrina piena di scrittura, con quella forza dello Spirito Santo, tutti rimasero allibiti. Come? E come mai è stato nascosto questo? E allora subito fu ingaggiato. Il superiore si accorse della portata di Antonio e subito lo mise a insegnare teologia a Bologna, nell'università. Teologia ai frati. San Francesco non era tanto docile, perché i frati sapessero molto di lettere, e allora concesse a Sant'Antonio la facoltà di insegnare, con questa clausola: a frate Antonio concedo la grazia di insegnare teologia, purché non venga meno lo spirito di preghiera, perché quello deve antecedere ogni altra attività. E così concesse a Sant'Antonio di insegnare, però
il suo non era un insegnamento da dare ai frati, anche su una cattedra, la sua vocazione era predicare, cominciò a predicare, convertì tantissima gente, operando miracoli meravigliosi, miracoli ogni peso spinto, dovunque andava la gente si assiepava, e così passò 10 anni di predicazione e si consumò nella quaresima, ultima quaresima del 1930, lo sorprese sorella morte, aveva 36 anni, i santi muoiono giovani, perché i santi vecchi sono rari, 36 anni, questo grande luminare della Chiesa, venne subito santificato, l'anno dopo non si celebrò il funerale, ma la messa solenne di santificazione, di canonizzazione. Era tanta la fama che il santo aveva lasciato ed erano tanti miracoli a centinaia che venivano operati ogni giorno per intercessione di Sant'Antonio, per cui il Papa subito lo santificò. Voi sapete che il cammino verso la santificazione, il cammino canonico, è lungo, e questo fu il più breve cammino che compì un santo. San Francesco compì 2 anni per essere santificato, invece Sant'Antonio l'anno appresso, per cui l'anniversario della morte coincise con la solenne canonizzazione. Un grande santo, io non mi fermo a parlare di Sant'Antonio, ma vorrei evitarlo non come grande predicatore, ma come un uomo di preghiera. Aveva il dono della bilocazione. Predicava in un punto e si trovava in un altro punto. Una volta, perché era fedele all'ufficio divino, era sul pulpito quando si ricordò che doveva cantare una lezione all'ufficio dei frati, come faccio adesso. Allora all'istante si fermò e restò così 2 o 3 minuti assopito in piedi. I frati lo videro cantare la lezione e poi sparire, ecco, e poi di nuovo continuò la predica. Era un fenomeno di bilocazione, ne aveva tanti di questi miracoli e di questi doni. Aveva il dono di vedere Gesù Bambino sulle sue braccia, aveva una tenera devozione a Gesù Bambino, tanto che viene raffigurato con Gesù Bambino in braccio. Il demonio lo tentava. Le prime tentazioni della carne le ebbe a 5 anni. 5 anni. E lui cacciò il diavolo con un segno della croce che ancora si conserva, perché la pietra si scavò sotto il segno della croce. Perché il diavolo cerca sempre, quando si accorge di qualche cosa che può nuocere a lui, cerca di avventarsi. Fu purissimo come un giglio, Sant'Antonio. Noi chiediamo al Signore di imitarne non le grandi virtù apostoliche, di imitarlo non nei miracoli, ma nella pratica delle virtù ascetiche, nella preghiera intensa, nell'umiltà profonda, nel nascondimento. Perché è uno dei santi più esaltati, perché seppe nascondersi profondamente. E il Signore, come contrappeso, lo manifestò a tutta l'umanità.